28 anni insieme, 4 dischi e uno stile che ha influenzato le generazioni successive di artisti. I Daft Punk dividono le loro strade e chiudono il progetto che li ha visti debuttare nel 1993. Ad annunciare la separazione consensuale è lo stesso duo parigino formato da Guy-Manuel Diomène Christo e Thomas Bangalter. Da sempre nascosti dietro maschere dorate, i Daft Punk danno l'ultimo saluto come gruppo in un video intitolato Epilogue. L'addio è sulle note di Touch, brano tratto dal loro ultimo album Random Access Memories, che nel 2014 gli valse 2 Grammy Award. Benjamin Mascolo si lascia alle spalle l'esperienza con il duo Benji e Fede e debutta da solista con il suo primo disco senza il collega. Arriva su tutte le piattaforme e nei negozi venerdì 26 febbraio, California, un EP di 6 tracce anticipate dal singolo Finché le stelle non brillano e prima parte di un progetto che continuerà più avanti con nuovi inediti. L'artista di origini australiane, ora in arte solo Ben, si esibirà con i suoi inediti in un concerto in streaming il 9 marzo. Potranno partecipare quanti hanno preordinato il disco prima dell'uscita. Riecheggia a Bergamo, in una piazza vecchia vuota, la voce di Marco Mengoni, un anno dopo la scoperta del primo caso di Covid-19 in Italia. Il cantautore, dal vivo nella città più colpita durante il primo lockdown, si è esibito con L'anno che verrà di Lucio Dalla. Nell'ambito dell'evento Rai 210220, 210221 L'anno che verrà, andato in onda domenica sera in coda al TG1. Emozionatissimo, Mengoni ha regalato un momento di intensa riflessione con un brano che, nonostante sia stato scritto nel 1978, è più attuale che mai, simbolo di ripartenza e fiducia nel futuro. La performance è disponibile su RaiPlay fino al 4 marzo, giorno in cui Dalla avrebbe compiuto 78 anni. I club italiani si uniscono in un live solidale a un anno dall'inizio della pandemia che li ha costretti a chiudere i battenti. È l'ultimo concerto, evento che raccoglie le adesioni di oltre 130 locali di tutta Italia. Da queste location una lunga lista di artisti si esibirà per accendere le luci su un settore ormai allo stremo. Tra i tanti nomi nella lineup ci sono Lo Stato Sociale, Subsonica, Pinguini Tattici Nucleari, Zen Circus, Marina Rei e Roy Paci. Il concerto, ultima tappa di una campagna più ampia partita lo scorso 28 gennaio, è in programma questo sabato in diretta a partire dalle ore 21 sul sito www.ultimoconcerto.it. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.